ci è voluto meno di un anno, precisamente 327 giorni, per far rinascere uno dei rari esempi di architettura romana, l'unico monumento superstite di una serie presente a Roma nel primo secolo avanti Cristo, quando l'edilizia funeraria fu influenzata dalla moda del Sollevante dopo la conquista dell'Egitto nel 31 avanti Cristo. E ci sono voluti soldi, precisamente 2 milioni di euro, di un magnate con gli occhi a mandorla per restituire alla città un edificio pregno di simbologia che negli ultimi anni era stato ridotto ad uno spartitraffico e dimenticato nel degrado. La piramide, sepolcro del politico romano Caio Cestio, è tornata a catturare lo sguardo di chi passa. Il restauro, curato da restauratori, archeologi, architetti, chimici e meccanici della soprintendenza, è stato reso possibile dall'investimento di Yuzo Yagi, presidente della Tsusho Limited, una società che distribuisce in Giappone brand di prestigio della moda come Armani e Ralph Lauren. Terminato lo scorso 19 dicembre con 75 giorni d'anticipo rispetto alla stima del progetto, il lavoro ha avuto come obiettivo quello di eliminare i danni causati dall'inquinamento sugli oltre 2260 metri quadrati di superficie di marmo di Carrara, ma anche quello di acquisire nuovi dati scientifici sullo stato di conservazione delle pareti lapidee e costituire un modello di riferimento per interventi di questo tipo. Yagi, ha sottolineato il sindaco Marino, ha voluto legare il suo nome al restauro di un monumento dell'umanità. C'è un'assonanza tra la sua generosità e il suo percorso di vita legato all'Italia e al mondo della moda. Questa opera così straordinaria alle nostre spalle è il frutto anch'esso di un pensiero legato alla moda, perché l'idea di realizzare un monumento come questo a Caio Cestio venne proprio perché andavano di moda, dopo la conquista dell'Egitto, i simboli della civiltà egiziana. In occasione della bellezza ritrovata sono state organizzate visite guidate straordinarie per domani, il 22, il 23, il 24 e il 26 aprile. E già si parla di un possibile piano per la pedonalizzazione dell'area intorno alla piramide, peraltro auspicata dalla stessa soprintendenza per garantire la conservazione del marmo tornato immacolato. È sicuramente una questione che stiamo prendendo in considerazione, ha detto il sindaco. Vi rendete conto che è un nodo importante per la città, quindi va valutato dal punto di vista logistico e ovviamente anche con gli abitanti e con i cittadini. Si tratta uno dei nodi più importanti della nostra città, con l'Ostiense, la stazione della metropolitana e la linea tranviaria, quindi ci sono molti aspetti che devono essere valutati con attenzione.